Nel collegamento di oggi abbiamo come ospite l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, che ci parlerà della nuova mostra Le vie dell'acqua a Mediolanum. Quindi ci dica un po' di che cosa parla questa mostra, quando è iniziata, quando finirà? Buongiorno, allora innanzitutto è una mostra che ha preso il via proprio nelle scorse ore, abbiamo inaugurato l'altro ieri, ed è una mostra che diciamo sarà presente negli spazi del Museo Archeologico di Milano per diversi mesi, per 3 mesi. È una mostra che riguarda molto da vicino la storia di Milano e il suo legame con le vie d'acqua. Sono oltre 300 reperti, ci sono tavole di studio, ci sono tutta una serie di reperti e oggetti e ritrovamenti che ci riportano a quella che era la conformazione della Milano del passato, che poi ha dato ovviamente lo spunto per realizzare sotto un profilo urbanistico e dello sviluppo la Milano come che conosciamo oggi. Insomma, è un esempio straordinario di come le istituzioni possano lavorare insieme. Abbiamo coinvolto a pieno titolo la sovrintendenza e la nuova sovrintendente Carpani in questa progettazione della mostra. Le curatrici hanno lavorato sotto un profilo scientifico e istituzionale, proprio cercando di restituire al meglio quello che è stato, che era la Milano del passato, attraverso un sistema di reperti che ovviamente sono custoditi oggi dal Museo Archeologico di Milano. Certamente. E cosa si intende per le vie d'acqua? Ma le vie d'acqua è quel sistema articolato che oggi giace sotto il suolo milanese e soprattutto è quel sistema di percorsi idrici che, come dire, in un certo senso disegnavano la conformazione sulla quale poi si è studiato e si è costruita la conformazione della Milano di oggi, la fisionomia della Milano che conosciamo oggi. Milano, attraverso questa mostra, esce come una città in cui le vie d'acqua hanno un ruolo assolutamente protagonista nel disegno della città. Vedendo i reperti, i percorsi di mostra, si capisce esattamente il ruolo delle vie d'acqua di Milano nel passato e ci si immagina come appunto poi nella nuova conformazione urbanistica siano state poi interpretate questi percorsi idrici sui quali si fonda la città di Milano e tutto il conurbamento della città di Milano. E a che epoca risalgono i reperti che sono esposti nella mostra? Ma sono di varia epoca, prevalentemente ci riferiamo alla Milano romana. Questa è la prevalenza delle opere, è riconducibile a quel periodo storico. I reperti, diciamo così, preziosi riguardano l'epoca romana e quello che sono state le opere di quella epoca storica, di quel periodo storico. Ok, e quindi per riassumere, in che modo questa mostra connette la città antica di Milano alla città moderna? Ma il percorso, diciamo così, illustra i molteplici usi e sistemi di gestione dell'acqua a Milano nell'età antica. Quindi è a tutti gli effetti una mostra storica, cioè si ripercorre attraverso il percorso espositivo quello che sono stati i sistemi di gestione dell'acqua nel passato. È chiaro, ed è il discorso che facevo prima, è che attraverso la lettura di questa Milano che si basa appunto su questa serie di percorsi idrici, vediamo nelle varie fasi storiche del passato come poi di fatto alcuni elementi li ritroviamo anche nella Milano di oggi. Questo è, diciamo, un po' il rapporto tra il passato e il presente all'interno di questa mostra. Però a tutti gli effetti, essendo tra l'altro
voluta e organizzata non solo dal Museo archeologico, che ovviamente si riferisce attraverso i suoi reperti e i manufatti, le opere che sono custodite ad un'epoca passata, ma anche con la sovrintendenza, che ha questo ruolo di soggetto istituzionale responsabile della tutela e della conservazione anche di quello che sono stati segni e opere così importanti del passato, della nostra civiltà passata, chiaramente si tratta di una mostra che ha un fortissimo carattere storico. Questo, non voglio in nessun modo tradire le aspettative dei telespettatori che andranno incuriositi a visitare la mostra. Si tratta di una mostra che ha una fortissima valenza storico-scientifica che ci racconta molto delle nostre radici. Ok, allora la ringraziamo per aver partecipato al nostro collegamento e invitiamo tutti i telespettatori a partecipare alla mostra. Grazie all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi e a presto. Grazie a voi, grazie mille.